sfogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari. E alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E dopo giugno il gran conflitto, e poi l'Egitto e un'altra età, marce svastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità. E poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Aida, come sei bella. Povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. La democrazia e chi ce l'ha. E poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.